Lungarni strapieni come non mai, 120.000 i lumini e 130 i palazzi illuminati, pochi buchi neri e ordinanza contro le luci elettriche, pressoché rispettata. Chissà se tutto questo basterà a far entrare la Luminara 2011 all'interno degli eventi tutelati dall'UNESCO. Pisa ha giocato le sue carte davanti agli occhi del segretario generale della Commissione Italiana Agenzia ONU per la promozione della cultura. Pisa già la conoscevo molto bene per esserci stato più volte per motivi personali, familiari e quant'altro. Ma stasera, diciamo, rivederla con occhi nuovi, rivederla, diciamo, con gli occhi di uno che lavora per l'UNESCO è veramente una cosa estremamente emozionante. Cioè, pensare a questa illuminazione fatta con passione personale dai pisani, che una tradizione che poi, se non erro, rimonta al 1688, è veramente qualcosa che insomma, supera anche l'immaginazione, se vogliamo. Pisa sta partecipando ad una gara con se stessa e con altri beni immateriali proprio grazie alla sua luminara. Quante chance ha di diventare patrimonio dell'umanità? Ah, oddio mio! Pisa ha già un bene iscritto nel registro del patrimonio mondiale materiale. L'Italia ha iscritto in questo registro virtuale dell'UNESCO 3 beni immateriali: Pupi Siciliani, il canto a tenore sardo e da ultimo la dieta mediterranea, per cui il registro per noi è estremamente aperto. Stati molto molto bravi, direi, il sindaco, l'assessore Ligi competente, il consiglio comunale che, superando le diatribe politiche, all'unanimità ha proposto la luminara da essere appunto inserita nel patrimonio intangibile dell'umanità tenuto dall'UNESCO. Dico, ne abbiamo così pochi, quindi credo che insomma, abbiamo buone possibilità di farcela. Sui Lungarni il colpo d'occhio era davvero impressionante: Palazzo Blu, Palazzo Gambacorti, le logge di banchi con la nuova biancheria, solo per citare alcuni esempi, e poi lo spettacolo dei fuochi d'artificio, quest'anno sparati, dopo la prova generale dello scorso Capodanno pisano, da ben 7 postazioni lungo il corso del fiume. La visione da qui, da questa terrazza di Lungarno Pacenotti, è eccezionale. Mi pare che abbiamo toccato proprio un punto molto alto nell'illuminazione, nella copertura, nella bellezza anche delle nuove illuminazioni, delle nuove biancherie che abbiamo fatto. Record di lumini, record di partecipazione, perché io non avevo mai visto una partecipazione così. E dalle 8:30 i Lungarni erano già stracolmi, ora è difficile anche calcolare quante persone ci sono, ecco.